Essendo che i like sono stati superati abbastanza, oserei dire, ne avevo chiesti 300, siamo già a 340 in neanche un giorno, vi siete meritati il video analisi degli altri giocatori, anche se sono realmente stanchissimo, ma chi se ne frega, le promesse vanno mantenute, quindi cominciamo! Ed eccoci qui ragazzuoli, benvenuti sul mio canale, io sono Docti e oggi siamo qui per continuare l'analisi degli altri giocatori che abbiamo tralasciato, quindi direi di cominciare subito, ma non prima di lasciare un bel like qua sotto e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, ovviamente commentare nel caso che abbiate dei dubbi, come potete vedere cerco sempre di rispondere a tutti, per quanto mi è possibile, perché ripeto sempre, sono da solo e faccio una fatica del diavolo a seguire tutti i messaggi che mi inviate, però faccio il possibile, davvero, ok ragazzuoli? Quindi direi di cominciare! Ma non prima di ricordarvi che tutti i miei link ai social e cose del genere sono tutti in descrizione e anche il sito di magliette, quindi ragazzuoli fateci un salto perché in descrizione trovate sempre belle cose, ok? Bene, cominciamo davvero. Allora, ragazzuoli, ragazzuoli, eccoci qui. Comincerei facendo magari Premier, Liga Santander e Bundesliga. Vediamo, se non diventa apocalittico il video, continuiamo. Se no, ci stoppiamo qua e poi le altre tre leghe le facciamo in un prossimo video, ok ragazzuoli? Prendete questo video, questi video, come dei video consigli, perché fondamentalmente è così. Poi faremo anche video consigli sulle vostre squadre nello specifico. Però, appunto, questo qui è già, dovete già avere una mezza idea, diciamo, dopo aver visto questo genere di video. Ok, ragazzoli, partiamo. Allora, come si può vedere, qua ci sono una serie di giocatori davvero non male, almeno alcuni. Allora, il primo che mi soffermerei un pochettino è Henderson, perché da quel che ho potuto notare, già in molti lo hanno inserito ed è uno di quei, una di quelle carte che fa il suo dovere, fa pienamente il suo dovere. E non è per niente male, molti lo utilizzano anche perché è della Premier, è molto utile e quindi è molto buono. Henderson è un portiere che vi consiglio perché comunque è forte, da quel che ho capito, soprattutto nel Versus. Non ne sono sicurissimo, però in realtà molti mi hanno già confermato questa cosa, io non l'ho ancora provato, però dicono tutti che è davvero molto molto performante per il Versus e quindi ci sta, alto 1,90, non è male. Quindi, ragazzi, se cercate un portiere della Premier, Henderson va più che bene, ok? Come CC buono della Premier c'è Ox Chamberlain, che, come potete vedere, ha un alto livello di ritmo, passaggi e agilità, un po' meno del resto, però è un CC buono. È un CC buono, riesce comunque a stare al passo, corre tantissimo. Ed è, può essere molto utile nel caso che utilizzate in cursore. Ovviamente non è una roba eccezionale. Però appunto è uno dei pochi CC che arriva ad avere praticamente 140 di ritmo a 110. E non è per niente poco, perché comunque un CC con 140 recupera davvero tantissimi palloni, davvero tantissimi. E poi pecca un po' sulla difesa, per carità, però di fisico è messo bene, di tiro non è messo malissimo e quindi in generale è una buona carta. Bowen è un esterno destro abbastanza buono, perché a 96 è già 127, 120, 115, 121 con 93 di fisico, ha delle caratteristiche importanti per essere un 96, ha 115 di reattività che non è poco, 136 di agilità, abbastanza buono, alto medio, con tiro da lontano, tiri da lontano, quindi molto anche assemblabile con vari giocatori per il suo potenziamento. È un esterno destro che vi consiglio perché è davvero molto forte, quindi ci sta tantissimo, soprattutto se vi serve uno con potenziamento tiro da lontano. Direi che è abbastanza buono, ok ragazzuoli, molto forte. L'ho visto anche su Renders che facendolo salire diventa davvero molto, molto forte, quindi consigliatissimo nel caso che vi serve un link per la Premier di esterno destro. Davvero ottimo Bowen. È soltanto da far salire, quindi un po' la rottura di balle. Però, davvero ottimo. Poi c'è questo Keane che in molti mi hanno chiesto, ma ragazzuoli, come potete vedere, è davvero troppo lento. Cioè, ha una difesa esagerata, ha delle cose molto buone. Però è davvero troppo lento, troppo troppo lento. A questo punto del gioco tutti gli attaccanti vanno a 130 in su e lui non arriverà neanche mai a 120 di ritmo, quindi a 110. Quindi, ragazzuoli, non ve lo consiglio proprio, lasciate perdere. Ve lo dico semplicemente perché, appunto, molti mi hanno chiesto, se no non l'avrei neanche messo. Quelli che non sono forti non li stiamo inserendo. L'ho messo semplicemente perché me l'avete chiesto in davvero tantissime persone. Andiamo avanti. Come per, appunto, il mitico Keane, anche di Leno mi si chiede, ma è forte, ma qui, ma lì. Ragazzuoli, i portieri che hanno generale e che quindi fanno salire soltanto piazzamento e tuffo
Non sono assolutamente forti, non sono per nulla utili, quindi Leno sconsigliatissimo, non solo sconsigliato, sconsigliatissimo, ok? Ok, ragazzuoli, passiamo ai prossimi. Esterno sinistro, Benrahma, che devo dire, con tiro da lontano si collega perfettamente con Bowen, sono addirittura della stessa squadra, West Ham, addirittura se non erro. 133, 121, 121, 131. Ragazzoli, è una carta estremamente forte. A livello, cioè, è proprio forte, ok? Non è per nulla male. Ha 122 di reattività, ha 88 di elevazione, 1,72 con alto medio, classe tiro da lontano, tiro d'esterno, con l'abilità tiro da lontano. È davvero molto potente questa carta. La consiglio se volete mettere sia lui che Bowen, o se comunque vi serve anche qui un esterno sinistro della Premier che abbia tiri da lontano. Davvero molto forte, in pochi l'hanno notato, perché veramente in pochi l'hanno visto che era forte. Ve lo dico io, ragazzoli, questo qui è davvero molto potente. Potete tranquillamente utilizzarlo o ibridarlo anche per squadre che non sono di Premier, perché è davvero molto molto potente, ok? Passiamo al prossimo. Lucas Moura. Allora, Moura ha agilità e agilità è un potenziamento che non mi piace, però lui di suo arriva a 140-110 di ritmo e in più arriva anche a 140 di agilità. L'unica cosa in cui pecca un po' sono il tiro, i passaggi, il fisico, nel senso il tiro anche a 110 non supera i 135, che comunque per un'ala destra in realtà dovrebbe essere così. E quindi è un pochettino meno forte di altri, come appunto Salah, cioè è meno forte di altri, ok? Però è comunque un'ottima carta, quindi mi sento di metterla in questa classifica. E devo dire che comunque è molto molto potenticchia, ok? Passiamo al prossimo. L'unico disagio è appunto il potenziamento abilità, ok? Passiamo al prossimo. Walker. Walker è un terzino destro davvero molto potente a ritmo, quindi bisognerà poi avere un altro terzino che ha ritmo, o se no ve ne fottete, avete soltanto lui con ritmo, però è un terzino che appunto ha 140 di ritmo, praticamente a 102, se lo porti a 103 ha 140 di ritmo, gli porti, faccio salire il potenziamento a 140 di ritmo, appunto. 121 agilità, 120 di difesa e 111 di fisico, davvero molto performante, un ottimo livello di reattività perché li sale, quindi a 140. L'unica cosa in cui pecca un po' è l'agilità, quindi quando si proverà a fare un dribbling con lui, per quanto è un terzino e quindi potrebbe succedere, non sarà molto performante, però ha già 113 di elevazione, 109 di testa, alto 1,83 con alto alto. Rimessa lunga, dribblatore veloce e anche è davvero molto forte come terzino destro. Purtroppo ha un potenziamento un po' schifosetto e non mi sento di inserirlo io personalmente, però per gli altri ragazzoli lui è davvero un terzino della maremma e come potete vedere è uno dei pochi che ha alto alto, quindi lui starà davvero in difesa e vi aiuterà non poco. Poi rimessa lunga, dribblatore veloce, è davvero molto molto accattivante come carta. Infatti è consigliatissimo e lo stanno già utilizzando in molti, quindi accorrete, ragazzuoli, e fotte, 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 ok? Passiamo al prossimo. Kovacic. Ragazzuoli, Kovacic me lo chiedono in tantissimi. Allora, praticamente Kovacic è un Beckham che non è capace a tirare, che però è più veloce, ma meno forte, perché comunque Kovacic non ha sei caratteristiche speciali. Quindi per mettere Kovacic lasciate Beckham CC, perché è decisamente molto meglio sotto praticamente tutti gli aspetti. Quindi ragazzuoli, tanto di ritmo scende confronto a lui, ma sti cazzi, cioè fondamentalmente raga, cioè ha veramente 15 in meno di tiro, non è il ma 8 in meno di passaggio, cioè confronto a Beckham è meglio tenersi Beckham, questo che corre un po' di più, se vi serve un CC della Premier, non avete Beckham, non avete altri, cose del genere, ci può anche stare però appunto un 102 con 110 di tiro, è un po' male, ok? Molto male in realtà, perché è un CC offensivo, quindi molto male, molto male. Non è chissà che cosa, ve lo metto anche lui semplicemente perché me l'avete chiesto in tanti, ok? Se no non lo mettevo perché non mi piace proprio per niente come carta. Ha reattività 118 a 102, agilità 121, vedete, alto alto, non è buono. Passiamo al prossimo, va. Che è Koufal? Koufal è un pochettino lentucchio per essere un terzino destro, ma comunque a 132, 128, 122, 116, 126 di passaggi. È davvero fortissimo, ok? Anche lui è davvero molto buono. L'unica pecca che ha a confronto agli altri terzini è che ha meno reattività.
e quindi di conseguenza fa le cose più lente, come spiegato già mille volte. Alto alto anche lui, con rimessa lunga, cross anticipato, è sicuramente un ottimo terzino destro. Però appunto Walker è meglio, il terzino destro del CSKA di Mosca anche, Dumfries 95 della Heroes League anche, quindi comunque è uno dei terzini più forti, per carità, è più forte anche di Cancelo, però appunto è nella top 4, diciamo, ok, però c'è di meglio, ok, appunto Walker. Passiamo al prossimo, Saka molto buono, molto buono, a 140, 126, 118, 130 con 85 e 96 velocità, che non gli serve a niente perché è già a 140 di ritmo, quindi il potenziamento nel caso di Saka è molto limitante. Avesse avuto qualcos'altro sarebbe stato decisamente meglio e sarebbe diventato molto più performante. Non è una carta brutta, ci mancherebbe, perché a 110 l'ho visto, ha delle caratteristiche importanti, cioè delle statistiche importanti, però ovviamente come ala destra c'è di meglio, non vi sto a consigliare lui, vi dico che è buono se vi serve, come lì, come sempre detto, se vi serve per linkare, ok, però il potenziamento è molto brutto, non lo aiuta per niente, anzi lo limita, quindi capite bene che comunque è una carta molto limitata, ok? Passiamo al prossimo. Ed ultimo della Premier, allora, Maguire. Maguire è una roccia fondamentalmente, perché, ok, è lento, non mi piace già solo per questo motivo, perché è davvero troppo lento, quindi diventa automaticamente una carta buona solo per il versus, ma per il versus è decisamente buona, perché comunque ha sì poco ritmo, però ha 138 di difesa, con 125 di fisico, e ha un body weight incredibile. La cosa che però mi ha stupito decisamente tanto, ragazzuoli, è che Harry Maguire in tutte le altre carte, per chi la usava lo sa, era alto 1,98. Adesso questo qui l'hanno fatto 1,94. E la cosa mi fa pensare, perché dico, ma com'è che hanno tolto dei centimetri a Maguire? Mi sembra un po' strano, solo perché ha perso l'europeo? Bah, non lo so, non lo sapremo mai. Però appunto, ragazzi, se vi ricordate le vecchie carte, adesso hanno cambiato tutte, i Maguire, sono tutti 1,94. Però le vecchie, ragazzi, avevano 1,99, 1,98 di centimetri. Chi lo usava me lo può confermare. Cioè, confermatemelo qua sotto nei commenti, ma è così, cioè, perché li hanno tolto 4-5 centimetri di altezza? Vabbè, lasciamo stare. Comunque, passaggio lungo, colpo di testa potente, 140 di reattività, quindi comunque per quanto è legnoso, con 100 di agilità, per quanto è, però è molto reattivo e riesce a fare le cose molto bene. Comunque anche 120 di elevazione per uno che è alto 1,94 e non più 1,99, non si sa perché, è comunque molto utile. Per quanto è, però, ragazzuoli, ricordatevi che lui è prettamente per il versus, perché nel confronto ve lo saltano come se non ci fosse un domani, perché appunto è troppo lento, ok? Quindi lui è una carta prettamente da versus attacco. Passiamo alla prossima lega, ok ragazzuoli? Andiamo nella Liga Santander. Allora, vediamo un pochettino cosa c'è di buono. Il primo che vi consiglierei di prestare attenzione è proprio Bartra, perché Bartra è un 96 con 111 di ritmo, 123 di difesa e 118 di fisico, ragazzuoli. 138 di reattività a 96, con 98 di agilità, 117 di elevazione, 117 di testa. È un difensore un po' particolare, perché è 1,84 con alto medio, però si butta nei contrasti e tiro da lontano. È un pochettino strano come difensore, perché sarà uno di quei difensori che si butta a capofitto in avanti, però in una formazione da confronto, perché questa carta qua è prettamente da confronto, è molto performante da mettere, per esempio, in mezzo a, cioè in una difesa a 5, ok? Perché è davvero molto potente, l'ho visto anche a 110 e devo dire che comunque mi ha sorpreso, ha un grande livello di ritmo, buona difesa e buon fisico, a 110 è davvero molto devastante, provate a metterlo su Renders e vedrete da soli, davvero molto forte come carta. Come ala sinistra invece troviamo un bel Cherinshev, credo che si dice così, così, non lo so, appunto il russo si pronuncia Cherinshev, tipo cose così, ma va bene così. 123, 120, 112, 118 con 97 di fisico e 77 di difesa, con l'abilità attacco, che quindi è molto ibridabile questa cosa. Ragazzi, lui è forte, come alla sinistra è forte, perché vedete, a 96 ha già 117 di reattività, 114 di agilità, quindi
è molto velocicchio, 104 di elevazione, 1,79 con tiro di precisione e driblatore veloce. È una carta fortina, molto fortina, non esageratissima, ma è forte. Mi sento di mettere in questa classifica tra i più forti e quindi la mettiamo, ragazzoli, è forte. C'è poco da fare, è forte. Passiamo al prossimo. Vinicius Junior del Real Madrid. Allora, lui è molto potente, mi piace come carta, come esterno sinistro, me gusta e non poco, perché comunque ha tanto ritmo, tanta agilità. Buon tiro, perché comunque ha 120 e 99 di fisico, quindi è ben appostato come robe. L'unico disagio è contropiede, perché contropiede non è un grande potenziamento abilità, e quindi un po' deluso. Finta la Ronaldo, che ormai l'hanno messa tutti praticamente. Classe di dribblatore veloce, tiro d'esterno. È una bella carta, interessante. Ha un po' poca reattività per essere già 98, però è buona come carta. Molto forticchio, corre come un disgraziato e il suo lo fa. Quindi lo mettiamo nella classifica perché comunque è una carta molto ottima, è soltanto da uppare e da vedere se avete dei potenziamenti che possono combinare con lui. Appunto, se avete qualcun altro un contropiede, sicuramente Vinicius è una carta molto molto buona. Passiamo al prossimo. Ok, ragazzuoli, qua ci sono due DC, Lenormand e Yeray. Sono entrambe carte, vi faccio vedere, molto da versus perché hanno un livello di ritmo molto similare, cioè basso. Lui è forte perché si butta nei contrasti e quindi va ad aumentare il suo anti-stun e altre robe. Poi c'è questo Yeray che ha ritmo uguale, cioè poco superiore al suo gen, 133-116. Anch'essa carta prettamente da versus. Se vi servono delle carte da versus, loro vanno bene. Non le inserisco come carte fotoniche perché non sono esagerate, sono difensori centrali molto migliori in questo evento, ma ve le inserisco per chi gioca il versus, prettamente solo il versus, perché nel caso che avete delle combinazioni con la Liga Santander, questi due calciatori carte sono buone appunto per il versus attacco, ok ragazzuoli? Quindi era giusto per darvi questa piccola nozione che comunque sono buone per il versus, non sono devastanti. Neanche per il verso, sono però forti, quindi possono essere utilizzate tranquillamente perché sono delle belle carte, ok ragazzuoli? Ve lo dico tanto così perché non sono devastanti ovviamente, però sono buone prettamente per una modalità, quindi mi sento di metterli entrambi e ve li ho messi, ok? In questa Liga Santander ci sono dei buoni giocatori del livello basso, poi andando a salire in realtà peggiorano, quindi adesso andremo a vedere che ce ne sono pochi. Andiamo avanti, Cristantello! Allora, Cristantello, diciamo, no? 136, 120, 121, 129. Con 95 di fisico, 76. Tiro da lontano, come detto, lui è un'altra carta che è molto buona. Se avete tiro da lontano da qualche parte, come il COC, cose del genere, o se avete appunto altri con tiro da lontano, se vi piace la Liga Santander, tutte queste cose. Lui è davvero molto potente. Ci sta, come potete vederlo anche da voi. Anche un buon livello di reattività, ma ha 140 di agilità, che comunque è molto comodo perché lui è fluido perso a fare le cose. E poi nella reattività, comunque, portandolo a 110 migliora, arriva tipo a 135, quindi quasi full e va più che bene. In più, ha un buon livello di elevazione, medio-medio. Bicicletta avanzata, che non è chissà che cosa, però tiro da lontano, driblatore veloce. È davvero molto bella come carta, quindi la inseriamo, ok? Come esterno sinistro è molto molto potente. Dembélé, ragazzuoli, invece ve lo inserisco perché è una carta che mi avete chiesto in tanti se è forte. E ragazzuoli, per quanto le statistiche siano belle buone, il problema grosso è che ha controllo di palla. Controllo di palla è un potenziamento di merda, perché da finalizzazione, piazzamento, passaggi corti, controllo palla e agilità, che sono cose prettamente utili per un attaccante, ok? Quindi se io controllo di palla me lo ficcano un attaccante, io posso dire ok, ci sta perché ti dà delle cose importanti, ma un esterno sinistro che gli serve velocità, tiro da lontano, potenza di tiro, e cross, e appunto il dribbling, e la reattività, l'agilità. Ci sta perché dà soltanto controllo di palla e agilità, ma tutto il resto è quasi completamente inutile, quindi come potenziamento mi fa cagare e non è tanto performante per quello. Però se avete giocatori con controllo di palla, comunque Dembélé è forte, ragazzoli, cioè. Però io ve lo sconsiglio perché controllo di palla è un potenziamento aberrante, ok? Passiamo al prossimo. Che è Portu? Perché Portu, ragazzuoli, me l'avete chiesto ancora più gente. E non sto scherzando perché mi avete chiesto tanto sotto i commenti, cose del genere. Ma Portu è forte! Allora, raga, Portu, per quanto sia forte qua di statistiche, io ho pensato tanto a metterlo lui. Ha un disagio non indifferente, il 116 di reattività. Cioè, lui non è veloce a fare niente.
e oltretutto è alto 1,67 con alto tiro di precisione e giocatore veloce. Sapete già cosa comporta ad avere alto, comporta che purtroppo ce lo ritroveremo anche in difesa, per esempio quando giocheremo all'H2H, quando l'avversario metterà la formazione in offensiva, ok? Lui tornerà in difesa per aiutare, e uno alto 1,67 non aiuta. Poi, per il Versus è un po' più performante, però ripeto, anche lì, non troppo, perché ha 116 di reattività e quindi quando cercate di fare un dribbling lui lo farà in ritardo, quando tirerete lo farà in ritardo. Praticamente è ritardato, no scherzo, ovviamente no, poverino, mi dispiace, non vorrei mai, però è proprio ritardato la carta, no? Diciamo, è proprio un effetto ritardato a fare le cose, quindi per quanto sia potente, vedete, a livello di statistiche, in realtà non è così forte, anche il 105 di fisico è molto molto fasullo, ok? Passiamo al prossimo, purtroppo Porto non è forte, giusto per dirvelo, passiamo al prossimo, che è Diego Carlos. Allora, Carlos è una bella carta, perché ha... contrasti, è un 102, già 120 di ritmo praticamente, con 135 di difesa, 125 di fisico. Una carta molto potente, con solo 125 di reattività, perché contrasti non tocca la reattività, ma comunque lui l'ho visto a 110 e ci arriva a 139-140 di reattività, quindi è ottima come carta. Buona elevazione, buona testa, cioè contrasti impedi, intercettazione, marcatura e aggressività è tutto full, quindi che cosa bisogna dirgli? Pecca un po' in forza, ma è in scivolata, ma... appunto ragazzuoli, è 1,85 con medio alto, passaggio lungo, tacco tacco, ha delle cose importanti, è davvero buona come carta, lo consiglio soprattutto se avete un Van Dijk o cose del genere che comunque vanno a completare il potenziamento di abilità per diminuirli, davvero molto molto potente ragazzuoli, consigliatissimo. Che è Rodrigo, ok ragazzuoli, Rodrigo che è come l'esterno sinistro di prima che aveva contropiede, lui ha contropiede quindi potete adattarli diciamo. Per i potenziamenti, Rodrigo è forte perché ha 140 di ritmo, 128, 123, 134, 95 di fisico, con 130 di reattività, 137 di agilità di suo, quindi non potenziato ed è buono, tanto equilibrio, quindi davvero tanto equilibrio difficile da buttare giù, 110 di elevazione, 1,74 con medio, classe, ha l'elastico quindi un po' male a livello di abilità speciale diciamo, cioè di... mossa abilità volevo dire, non mi veniva il nome, però come carta è davvero molto potente perché appunto riesce ad andare dentro, con tutto che il potenziamento abilità non è entusiasmantissimo, contropiede, però riesce a essere fortissimo ugualmente, quindi di suo è proprio forte, ha un po' poco tiro perché potrebbe essere già 130, ma appunto... andando a potenziare contropiede soltanto al 16, arriva a 129 tranquillamente, quindi facendolo a 110 va tipo a 134, una cosa del genere, con però quasi full l'agilità e il ritmo fullato, quindi davvero una carta molto interessante ragazzuoli, davvero molto molto interessante, quindi queste qui sono le carte che sono potenti della Liga Santander e della Premier League. Ragazzuoli, purtroppo ci fermiamo qua perché sennò diventa di nuovo un video apocalittico. Rimangono ancora 4 leghe, cioè rendiamoci conto ragazzuoli. Quindi dividerò, farò ancora un video per Bundesliga e Serie A Team. E poi facciamo Ligue 1 e il resto del mondo, che per fortuna ce ne sono davvero pochi. E in questi giorni sarà così la programmazione. Ragazzuoli, fatemi sapere con un bel like qua sotto se questo tipo di video vi interessano. Commentate se avete ancora dei dubbi e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Io vi ringrazio di cuore perché siamo arrivati sul gruppo di Telegram a 906 membri, 7 membri. E magari mentre lo dico siamo ancora aumentati, stiamo crescendo tantissimo su YouTube grazie a voi. E quindi ragazzoli, che dirvi più che grazie di cuore per seguire il video fino a questo punto, per supportarmi, per il Telegram, per tutto. Ok ragazzoli, io vi ringrazio davvero di cuore e mi fa piacere avere un rapporto dove parliamo spesso su Telegram, su YouTube, mi fa piacere, ok ragazzoli? Quindi grazie, grazie di cuore per tutto. Noi ci vediamo ad una prossima puntata, sempre solo qui su DocD. Ovviamente se i like arrivano velocemente, i 300 io comincio già subito a preparare, a informarmi e fare, perché sennò potrei saltare un giorno perché sono davvero esausto. Ma se mi date sempre conferma con i like, io ragazzoli porto contenuto tutti i giorni, ok? A domani! Ciao ciao!